Santa Barbara si celebrano i vigili del fuoco, che sono considerati e sono a buon ragione dei veri e propri angeli anche sul territorio aretino. Beh, diciamo che ci diamo da fare, soprattutto negli ultimi tempi abbiamo veramente avuto un gran da fare, dalla Concordia fino agli eventi atmosferici che ci hanno visto impegnati nella Toscana, ma anche in particolare nella provincia di Arezzo, fino all'ultimo fatto che è salito alla ribalta delle cronache, della tragedia veramente indicibile di Prato. Quindi diciamo che i vigili del fuoco, e non soltanto i vigili del fuoco aretini, sono sempre pronti a dare il proprio contributo con serietà, con responsabilità e, posso anche dirlo con un pizzico d'orgoglio, con professionalità. Ecco, perché comunque siete sempre in prima linea, non c'è più, non solo negli incendi come è nell'immaginario collettivo, ma anche per esempio nelle difficoltà del dissesto idrogeologico che purtroppo in Italia è molto colpita negli ultimi tempi. In effetti ci vorrebbe molta molta prevenzione. Io capisco che la prevenzione comunque ha un costo importante. Noi facciamo, per così dire, repressione nei confronti dei fenomeni naturali che purtroppo coinvolgono anche le persone più semplici molto spesso. Vi trovate anche voi a dover fare i conti un po' con il periodo di crisi, quindi lavorate anche in condizioni di difficoltà. Ecco, no, non mi vorrei dilungare su questo, perché la crisi la sentiamo e anche molto forte, però cerchiamo veramente di rimboccarci le maniche. Siamo abituati alle emergenze, abbiamo le emergenze in casa e cerchiamo di affrontarla. Non abbiamo mai disertato un intervento di soccorso.